Non si ferma l'impegno dell'esercito in Sicilia in favore delle fasce di popolazione in difficoltà economica, così per dare l'addio a quest'anno segnato dalla pandemia, dove il grigio ha prevalso sui colori, e una Befana con le stellette a portare un sorriso e un po' di speranza. Un automezzo al posto della scopa e uno scelto manipolo di veterani e militari a distribuire doni a bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Sperone Pertini di Palermo. Una scuola di frontiera capitanata da Antonella Di Bartolo che si è distinta nel corso degli anni per le sue iniziative sulla legalità e la cultura diffuse dalla scuola dello Sperone. Così le associazioni combattentistiche e d'arma della provincia di Palermo, riunite sotto l'unico vessillo di AssoArma e il comando militare dell'esercito in Sicilia, come negli anni passati, hanno raccolto fondi e derrate alimentari, oltre a un assortimento di magliette, cappellini, bandierine, quaderni e matite colorate, per confezionare pacchi dono da regalare a bambini meno fortunati in occasione della festa della Befana. A differenza delle passate edizioni, però, l'ormai classico format di bambini in festa non potrà essere ospitato il 6 gennaio prossimo nei locali del Circolo Unificato dell'Esercito. Quindi sarà l'inusuale Befana con le stellette a visitare in questi giorni alcune tra le più simboliche comunità giovanili sul territorio. Così il brigadier generale Agostino Santini, presidente della locale sezione di AssoArma, accompagnato da rappresentanti delle associazioni aderenti e da un team del Comando Militare dell'Esercito in Sicilia, accolto dalla professoressa Antonello Di Bartolo, dirigente scolastico dell'istituto, ha portato un sorriso e un po' di solidarietà ai giovani alunni dell'istituto scolastico Sperone Pertini. Nei prossimi giorni, AssoArma e Comando Militare dell'Esercito in Sicilia visiteranno anche bambini e ragazzi della Casa del Sorriso di Monreale e presso l'associazione Ollus Nuova Opportunità di via Castelforte allo Zen, grazie ai contributi ricevuti dai soci delle associazioni partecipanti e ai prodotti alimentari omaggiati dal Banco Alimentare e dai supermercati Conad ed Eco.